Ok, il microfono era spento, scusate. <ride> Ricominciamo da capo. Ciao a tutti e benvenuti, anzi, bentornati a Ice Stream Italiano. Questa è la puntata numero 7. E uh, um, questa sera fa un po' più caldo, quindi, niente cappello, niente berretto. <ride> Potete vedermi per la prima volta con uh, la mia testa nuda. <ride> okay. Sono in ritardo. Ciao Josh, benvenuto anche oggi. Ho iniziato a parlare con il microfono spento. Ciao Ape Operosa, benvenuta, bentornata. Carol, grazie mille di essere qui. Steve, ciao, pa ciao Steve, sono contento che ci sia anche tu. Ho iniziato, dicevo, a parlare con il microfono spento questa sera, sono un po' <ride> non sono molto, come dire, sveglio, no, scherzo. È solo che eh, sono partito, ma mi ero dimenticato di accendere il microfono. Ciao Baptiste, benvenuti, benvenuto e grazie per gli auguri. <ride> grazie mille. Questa sera, dicevo, fa più caldo, quindi potete vedermi senza nessun cappello e eh, devo dire che in questa settimana la la primavera è davvero arrivata anche se fra poco ci aspettiamo un po' di brutto tempo ma più o meno dovremmo avere finalmente temperature più alte come sempre quando inizio vi chiedo a voi che siete qui ciao Paola benvenuta anche oggi benvenuta vi chiedo come sempre se tutto funziona bene se potete vedermi bene se potete ascoltarmi bene se insomma tutto va come deve andare scrivetemi mentre vi parlo così uh, posso capire se tutto è ok mi tolgo l'orologio perché mi sta un po' stretto e vediamo un po come va questa nuova diretta oggi sono un po' uh, stanco devo dire la verità uh, perché mh, ok molto bene ottimo tutto funziona bene ok perfetto è stata una settimana lunga e faticosa quindi dicevo che oggi è un po', sono un po' stanco a dire la verità, ma sono contento di finire la mia giornata insieme a tutti voi con il nostro appuntamento di Ice Stream Italiano. La puntata numero 7, vi dicevo, puntata di domenica 1 maggio. La settimana è stata un po' piena di impegni, ehm, un po' tante lezioni, ho fatto un buon numero di lezioni questa settimana e poi anche uh, mi sono occupato di molte cose per uh, il blog e per iSpeak Italiano e iStream Italiano. Quindi diciamo che uh, ho avuto poco tempo libero e anche oggi per esempio, uh, ieri e oggi sono state due giornate molto intense. Ieri ho fatto diverse lezioni anche um, del lavoro sempre per il blog e oggi la mattina per fortuna ho avuto la possibilità di fare una bella e lunga passeggiata con questo bel tempo. Prima o poi vi farò vedere in una diretta i posti in cui vado a passeggiare vicino al mare che sono molto... Rilassanti per me e questo ha ricaricato un po' le mie batterie che sono un po' scariche, ma funziona ancora bene. Quindi questa mattina un po' un giro uh, con una lunga passeggiata e poi qualche lezione. Nel pomeriggio ho creato qualche piccolo contenuto anche perché oggi è una festa qui in Italia. <ride> grazie Paolo <ride> sono come la mia caricatura <ride> uguale la persona che ha fatto quest questo disegno si chiama Matteo e ed è molto bravo infatti lui ha usato delle mie foto e il risultato insomma ops, il risultato è molto buono <ride> sì Grazie, Carol. <ride> Beh, l'importante è che la caricatura. Ok, è la caricatura che è come me, o oh, io sono lo... come la caricatura? Perché è diverso questo, eh? <ride> ok, dicevo che qui in Italia oggi è una festa, anche se io non ho fatto festa, però. È il primo maggio è la festa dei lavoratori. Da voi si festeggia? Ditemi un po', scrivetemi un po' in quale paese si festeggia e se sì che cosa si fa, se c'è una tradizione per questo. Ciao, si giro? Tutto bene? Benvenuto. E, sì, ditemi un po', nei vostri paesi si festeggia il primo maggio, c'è questa tradizione? Eh, è una festa anche uh, per voi. Fatemi sapere mentre parlo. Comunque. Dicevo che Oh, sei in Veneto. Sei italiano. Sei italiano, italiana <ride> oppure sei uh, di un altro paese. Sei in Italia, ma non sei ok. Sei italiana, mm. o oh, italiano. Ok, sei italiano. Questo ti spiego un po' allora cos'è questo spazio. A ah, Italiano è una, piccolo, una piccola diretta per le persone che studiano l'italiano e non sono persone italiane, ma se vuole stare per me va benissimo. Indovina chi... Oh, ti conosco. <ride> questo è interessante. Mm. Devo pensare a chi potresti... Oh, sei in Veneto, ok. Mm. Forse è un'idea, ma vediamo. <ride> Biondo. Mm. Non lo so, ci penso un attimo mentre parlo. Comunque mi fa piacere che sei qui, poi scoprirò chi sei. Io ho molti amici a Verona. Ciao Susanna, buonasera, benvenuta. Ho molti amici a Verona, quindi potrebbe essere qualche amico che si diverte. <ride> Dicevo che uh, è il primo maggio e mh, è una festa importante in Italia, ma oggi è domenica, quindi in realtà non si nota molta differenza. E in particolare per me non si nota molta differenza perché uh, ho lavorato tutto il fine settimana. Ok, in Argentina si festeggia il primo maggio, non si lavora, ma oggi è domenica e siamo in famiglia, perfetto Paola. Uh, qui in Italia, come dicevo, è una tradizione abbastanza importante, come sempre facciamo un po' di storia. Questa tradizione è iniziata molto tempo fa, uh, forse alla fine dell'Ottocento, in Italia, in Europa. In molti paesi d'Europa quindi il primo maggio è una festa da molto tempo qui in realtà anche durante il periodo fascista è stata una festa ma è stato spostato è stata spostata la festa del lavoro al 21 aprile per farla coincidere con il Natale di Roma non so bene perché ma in quel periodo la festa del lavoro era mh, il 21 aprile quindi ma poi tutto è tornato normale quindi il primo maggio da moltissimo tempo eh, è una, una festa dei lavoratori in Italia e ci sono anche eh, stati negli anni purtroppo degli eventi un po' eh, spiacevoli in, questi, eh, in questa giornata perché di solito ci sono manifestazioni importanti, ci sono dei cortei, quindi eh, i lavoratori si riuniscono, di solito insieme ai sindacati, questa è una cosa che organizzano i sindacati, ci sono degli eventi in, un po' in tutta Italia, e eh, sì, ci sono dei cortei, quindi delle manifestazioni nelle piazze, per le strade. E negli anni del dopoguerra, specialmente negli anni 70, a volte eh, ci sono stati, purtroppo, spesso incidenti a causa di, questa, di questo evento, di questa manifestazione, di questa celebrazione, in realtà. In particolare c'è un evento storico interessante, io ho scritto di questo, subito dopo la guerra, in realtà, nel 1000. 947. Non so se voi avete uh, mai sentito uh, il nome di uh, Salvatore Giuliano o il bandito Giuliano, non so, ma è una, un nome abbastanza famoso qui in Italia, uno dei più grandi banditi, cioè un fuorilegge della storia dell'Italia di quegli anni, negli anni 40, 50. Il primo maggio del 1947 questo famoso criminale Salvatore Giuliano, il bandito Giuliano, ha mh, compiuto una, un crimine molto grave, ha ucciso molte persone, molti contadini che manifestavano. Siamo in Sicilia, una località della Sicilia che si chiama Portella della Ginestra ed è un evento molto popolare uh, nella provincia di Palermo. Uh, in, questa, in questa manifestazione di lavoratori, di contadini, questo bandito, non si sa bene perché, ha commesso una strage e ha ucciso diverse persone. Questo evento è passato un po' alla storia, proprio con questo nome, la strage di Portella della Ginestra. E, uh, e negli anni successivi uh, ci sono state molte, molte indagini su questo fatto, non si è mai capito bene chi abbia ordinato questa strage. Ho scritto di questo sul mio blog, quindi provate a cercare questo bandito Giuliano, potete trovare qualche informazione. Ma comunque il primo maggio è... Uh, da sempre un evento importante soprattutto nel dopoguerra cioè dopo la seconda guerra mondiale e in particolare uh, ci sono manifestazioni organizzate dai sindacati ma ce n'è una più uh, come dire più famosa di, di tutte le altre è un evento che ormai uh, esiste da Trent'anni praticamente, infatti, eh, è iniziato nel 1990. Si tratta di un grande concerto, un concerto eh, organizzato appunto dai sindacati più grandi italiani. Il loro nome è CGL, CISL e UIL. Questi tre sindacati. Uh, organizzano questo grande concerto a Roma che noi tutti chiamiamo il concertone qui in Italia il concertone questo è un evento molto famoso e molto popolare tra noi italiani per la prima volta è stato organizzato nel 1990 questo concerto si tiene in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. È una piazza molto grande che è davanti a questa basilica di San Giovanni in Laterano. Adesso ve la faccio anche vedere, ok? Vi faccio vedere la basilica che forse qualcuno di voi conosce. Ok, ecco la basilica. Questa è in realtà la la basilica più importante a Roma, ok? La basilica di San Pietro è quella più famosa, eh, quella più popolare, ma la chiesa madre di Roma è in realtà la basilica di San Giovanni, questa, in laterano. Questa è la sede del vescovo di Roma e in questo caso è la sede del papa, perché il vescovo di Roma è il papa. Bene, davanti a questa Uh, questa chiesa c'è cioè una piazza una grandissima piazza e ogni anno il primo maggio in questa piazza si tiene uh, questo grandissimo concerto che dura molte ore uh, inizia nel pomeriggio e finisce quando è sera molto tardi anche mezzanotte a volte quindi uh, ci sono molti, moltissimi eh, cantanti eh, famosi che partecipano a questo evento. Ogni anno è un po' diverso, ogni anno c'è un presentatore diverso e ogni anno ci sono eh, ovviamente ospiti diversi. Quello che non cambia però è la grande folla di persone. A questo evento partecipano tantissime persone, moltissime. Um, per esempio, nei primi anni erano 200.000, 300.000. Negli anni in cui ci sono state più persone, ci sono state anche 800.000 persone. 800.000 persone, quindi quasi un milione. E è uh, davvero. Una folla incredibile. Vi faccio vedere qualche immagine dall'alto per farvi capire. Questa è per esempio un'immagine dall'alto della piazza piena di persone nel pomeriggio. Di solito uh, questo evento ospita gli artisti meno importanti o meno popolari nel pomeriggio e poi, piano piano, quando arriva la sera, Arrivano gli ospiti più importanti. Ci sono cantanti molto famosi. Uh, sì, sono tanti, davvero tanti? In qualche anno quasi un milione, come vi ho detto. In qualche anno ci sono stati artisti molto molto popolari, come per esempio Vasco Rossi o altri come lui che sono molto amati in Italia. E quindi attirano moltissime persone. Anche io sono stato a questo concerto, ma quando ero giovane. Però adesso sono meno giovane è un po' difficile restare in piedi in mezzo a quella folla, vi faccio vedere qualche altra immagine se, la, se riesco a trovarla, oh, ecco anche per esempio, questa si vede molta gente uh, qui in mezzo è davvero uh, molto. Uh, difficile restare <ride> è, è un fiume di persone oh grazie <ride> sono sempre giovane ma sono meno giovane di quel tempo io sono stato a questo concerto negli anni 90 ci sono stato tre volte se ricordo bene nel 93 nel 95 e nel 97 cioè 1993 1995 e 1997. E ogni anno ero sempre più lontano dal palco. Il palco è il posto dove si esibiscono, dove cantano gli ospiti, i cantanti. Il primo anno ero molto vicino perché ero molto giovane e poi piano piano ogni anno mi sono allontanato dal palco perché davvero è una grandissima folla è, è incredibile è una, uno spettacolo molto bello non ci sono quasi mai incidenti anzi praticamente mai è una folla molto amichevole si, si sta molto bene e, eh, tutti si comportano molto bene c'è solo ovviamente qualche problema a volte perché qualcuno sta un po male eh, chiaramente è eh, circondato per molte ore da tante persone, un po' di stanchezza. Si arriva nella piazza nel pomeriggio, più o meno alle 5, anche prima, qualcuno anche prima, e quindi si sta in piedi per molte ore. Non c'è bisogno di dire che ovviamente in, questo, in questa festa così grande, insomma, si, si beve qualche birra, si è un po' allegri. Uh, si fa molta confusione e quindi dopo un po' qualcuno è un po' stanco e si può uh, sentire male in mezzo a tutta quella, quella gente però come ho detto è davvero una festa uh, molto molto tranquilla e fatta di persone che vogliono divertirsi non ci sono mai incidenti uh, non ci sono mai persone che litigano o persone che uh, come dire, creano problemi agli altri. È un clima molto amichevole, può arrivare di tutto mentre c'è eh, il concerto, insomma, può arrivare qualche bottiglia di vino, qualche bottiglia di birra, insomma, è come una grande comunità in cui si ride, si scherza, si canta, eh, si balla anche ed è eh, certamente una festa molto, molto bella e molto uh, tipica dell'Italia di questi ultimi 30 anni. Negli ultimi anni forse questa festa è un po' Ah, ecco, vi faccio vedere un po'. Adesso sono tornato in diretta, vi faccio vedere cosa succede. Ok, adesso è ancora un po' presto, lascio le immagini. Quella che vedete si chiama Ambra Angiolini. Lo scrivo nella chat. Ambra An Angiolini. Vi lascio le immagini dietro, così potete seguire quello che succede. Lei è un'attrice, uh, un una presentatrice, uh, diciamo un personaggio pubblico molto famoso in Italia. Con una carriera molto lunga, sì, esatto, un bello slogan al lavoro per la pace. Adesso è ancora presto, sono le nove quasi, è vero, ma non è ancora adesso, forse il concerto entra nella parte più interessante con gli artisti più famosi. Però, come vi dicevo, negli ultimi anni uh, il concerto è diventato un po' meno uh, sentito. Uh, non ci sono forse più uh, artisti davvero molto molto importanti, soprattutto uh, negli ultimi due anni a causa del Covid questo non è stato possibile. Questo è il primo anno che uh, il concerto ritorna in questa versione, cioè con questo pubblico, questo grande pubblico uh, in piazza, tutti insieme, vedete? ancora non è pieno credo che sì nelle prossime ore nella prossima ora forse si riempirà ancora di più se arriva qualche cantante vi faccio sentire anche un pezzo ma questo un po è, è l'evento per darvi un'idea negli anni scorsi ehm, sono arrivati ehm, sempre nuovi presentatori un po meno Uh, meno comuni, per esempio come Ambra, di solito ci sono, ci sono stati uh, presentatori eh, molto, molto più uh, vicini uh, a, al mondo dei sindacati o alla politica. Negli ultimi anni invece ci sono artisti un po' uh, meno coinvolti, diciamo in questa storia. Perché è una manifestazione che ha un po' anche una certa uh, come dire, c'è anche un, un po' di politica a dire la verità in questa manifestazione. È organizzata dai sindacati e di solito, ovviamente, è un mondo più vicino alla, alla, alla parte progressista del paese. Però non è sempre così, non è davvero una cosa sempre vera, è un po' un evento che va bene per tutti, ma certamente è. Uh, per la maggior parte un evento uh, del popolo più progressista in Italia. Bene, come vi dicevo, uh, negli ultimi due anni non c'è stato il pubblico, ma anche negli anni prima l'evento è diventato un po' meno, meno uh, seguito nella piazza. Quest'anno sembra, uh, sembra che ci sia un po' più di pubblico. Ok. Oh, forse questo oh, ecco questo <ride> vi faccio sentire la canzone visto che ci siamo questa è una canzone molto popolare di quest'anno eh, del festival di Sanremo ok non è la canzone che mi aspettavo ma questo gruppo eh, che si chiama la rappresentante di lista Quest'anno Sanremo ha, ha presentato una, una canzone molto molto famosa che si, adesso vi scrivo come si intitolava. Vi lascio sentire la canzone. Okay, avevo dimenticato di, uh, di togliere di, di accendere l'audio del video scusate uh, non è la canzone che volevo farvi sentire ma forse ci sarà dopo quindi uh, forse dopo ve lo faccio vedere di nuovo questo è l'evento quindi più importante del primo maggio l'evento principale ed è quello più seguito durante la giornata anche in televisione di solito.